Dunque, Emiliano, ero convinto che tu questa mattina arrivando avresti bussato con i piedi. Questo non è avvenuto in una complessità economica, certo, che io facevo mia, ma mi sembra che le cose non vertano in questo modo. Non lo so, questo assolutamente, mi lascia, assolutamente no, assolutamente no. Siamo qui per stupire, siamo qui siamo per stupire. Qui. Sì, sì, sì. Siamo qui per stupire, è bellissimo. Come diceva Joelle Dix negli anni Ottanta, vi stupiremo con offerti speciali. Nel frattempo saluto il mio presidente dell'Unione Stampa Regionale, Luigi Ferraiolo, che vedo proprio all'interno degli studi di Sky TG24, evidentemente per parlare di cose di calcio. Allora, Emiliano, un tuo commento a quanto abbiamo visto ieri sera, anche relativamente a Spagna-Croazia. La Spagna ha preso a pallonate praticamente, sì, la Croazia. La Spagna ha giocato abbastanza bene, un possesso palla schiacciante, tanti giocatori della Croazia ammoniti, quindi ti fa capire che la squadra di Bilic era veramente in difficoltà contro le Furie Rosse, che alla fine hanno vinto soltanto 1-0, ma hanno fatto il classico gol da calcetto, sono entrati con due giocatori all'interno della porta addirittura. Per quanto riguarda la partita dell'Italia, primo tempo a me non mi è piaciuto. Zero. L'Italia ha rischiato quasi di essere presa a pallonate da una modestissima Irlanda. Pallonate esagerato, però insomma... E ci hanno chiuso comunque nella nostra metà campo, sì, almeno per un quarto d'ora, 20 minuti. Siamo stati bravi ad interpretare la gara da provinciali, e poi la fortuna ha voluto che si sia passato in vantaggio con un colpo fortuito di Cassano, perché liscia di testa e segna di spalla. Poi l'Italia è stata brava a legittimare, bellissimo il gol di Balotelli, che ci ha tolto ogni dubbio sulla possibilità di non essere qualificati. Prandelli, come hai detto prima tu, giustamente si è sconfessato. Credo che questa nazionale non possa prescindere da un uomo di fascia tipo Balzaretti, non possa prescindere da un Daniele De Rossi a centrocampo, che con Marchisio e Pirlo crea la mediana più forte dell'europeo. Adesso bisogna attendere questa sera se dovremo incontrare la Francia oppure l'Inghilterra, lo sapremo, e poi giocheremo domenica sera. Forse è meglio prendere la Francia piuttosto che l'Inghilterra. Credo che la nazionale italiana si sposa meglio con il modo di giocare della Francia piuttosto che dell'Inghilterra, quindi spero che ci sia nei quarti un Italia-Francia. Non gioca mai Borini, non viene mai preso in considerazione. Era meglio che non fosse convocato. Vero, perché questo l'ho visto molto molto rabbuiato io nelle poche immagini che vengono colte dalla panchina. Allora, posso darti una notizia per quanto riguarda Borini. Lui, sì, e Giaccherini praticamente sono due corpi estranei al gruppo dei 23 che Prandelli ha portato in Polonia e Ucraina. Giaccherini non direi, Giaccherini ha giocato... Sì, no, lui ha giocato tu fuori. Dici come ambianzo. Sì, 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 sono proprio i classici secchioni che, sì, sono da una parte, stanno solo a far cose serie, precise, sì, buone, dei soldatini praticamente. Beh, vabbè, ma questi mica bisogna biasimarli, questi, no, sono ragazzi seri, voglio dire, no? Però ecco, non legano con gli altri, non fanno gruppo. Visto che comunque Borini molto probabilmente, se tutto andrà bene, riuscirà a fare un paio di minuti e non di più, sarebbe stato meglio non convocarlo, visto che la Roma ha il problema di risolvere questa comproprietà. Proprio quest'oggi si incontreranno Sabatini e Pietro Leonardi. Mi sembra che l'intenzione di Sabatini sia quello di riscattarlo. Però, lo vorrebbero riscattare, 7 milioni di euro, perché in quel caso, se proprio devi mettere qualcuno sul mercato, cerchi di monetizzare la cessione di Osvaldo. Certo, sì. Di modo che ti dovrebbero avanzare quei 6-7 milioni poi da investire sulla metà di destro, e tra l'altro vai ad abbassare il monte ingaggi, perché Borini sta ampiamente sotto il milione di euro. E Osvaldo prende più di 2 milioni di euro, quindi praticamente togliendoti Osvaldo, con i soldi che guadagni dalla cessione di Osvaldo, metà ci prendi Borini, metà ci prendi Destro e risparmi sull'ingaggio. Quindi molto probabilmente l'operazione che verrà fatta sarà questa. Quali sono gli interessi del mercato nei confronti di Osvaldo e da parte di chi? Allora, Osvaldo ha molto molto mercato in Spagna, è richiesto dall'Atletico Madrid, che vorrebbe formare una coppia Osvaldo-Radamel Falcao. Secondo me al momento l'attaccante più forte che che gioca in Europa. È stato richiesto anche dal Malaga, e questa è una pista importante, perché comunque il Malaga non ha problemi di soldi, non ha problemi economici. Il proprietario del Malaga è il cugino dello sceicco proprietario del Paris Saint-Germain, quindi non c'è proprio problema a livello economico. Lì la Roma potrebbe trattare con facilità e il giocatore sarebbe sicuramente invogliato ad andare al Malaga per due motivi: la squadra si è qualificata per le prossime competizioni europee e tra l'altro non lesinano ingaggi importanti, quindi molto probabilmente Osvaldo potrebbe accettare.
Secondo me gli converrebbe, perché l'Atletico di Madrid con Falcao credo che giocherebbe poco. In realtà tu dici che questo non è nei fatti, perché se lo metti a sinistra Falcao fa il centrale, tu dici giocherebbe abbastanza. Sì. Ma Osvaldo è l'attaccante puro, proprio l'attaccante che vuole il gol, e quindi credo che distinto andrebbe poi a invadere l'area. Un'ultima notizia importante, Marcello, per quanto riguarda la retroguardia della Roma, sembrerebbe che Sabatini e Zeman si siano convinti di non tentare di far rimanere a Roma Simon Kjær. Quindi molto probabilmente non verrà chiesto al Wolfsburg di rinnovare il prestito. Il giocatore dovrebbe andare via, e giungono delle notizie interessanti, perché sembrerebbe che la Roma si stia inserendo tra il Milan e il Chievo per Acerbi. Un ottimo difensore, classe 88, un bel centrale. Il Milan lo voleva portare a Milanello proprio per creare un dopo Nesta. Il fatto è che la Roma si sta muovendo bene. Acerbi dopo Nesta mi sembra una cosa molto forte. Beh, certo, sicuramente. sembra una cosa enorme, ma comunque sì, ci può stare. Però ecco, la Roma si sta muovendo bene, perché da una settimana si stanno parlando i dirigenti del Chievo e quelli della Roma per risolvere la comproprietà di Junior Tallo, l'attaccante della Primavera giallorossa. E tra l'altro il Chievo ha un giocatore della Roma che vorrebbe portare a Verona, e si parla di Leandro Greco. La Roma è disposta a darlo, e quindi nel pourparlers ha chiesto anche informazioni per quanto riguarda Acerbi. E poi comunque la vicenda Greco rientra nella vicenda Tallo, perché questo sarebbe il compenso, la contropartita. Tu lo sai che Balzaretti, prima che ci fosse il cambio della proprietà, era della Roma? Era della Roma, due spicci, come dicono da queste parti. Balzaretti era della Roma. Bel giocatore. Mamma mia, la partita di ieri sera di Balzaretti è stata qualcosa di impressionante. Adesso poi sai, nella continuità è difficile che possa ripetersi a quei livelli, però ieri sera ha fatto veramente cose magnifiche. Ha ricordato il miglior grosso del 2006. Sì, bravo. Gli mancava il gol, che peraltro poteva, se non era così intento a cercare un compagno in mezzo all'area, ma avesse voluto finalizzare l'azione in un paio di circostanze, poteva anche... Lì è uscito il difensore che è lui. Sì, poteva anche andare in gol. Restando sempre in ambito Roma, noi credo che manchino 12 giorni al ritiro. Il raduno a Trigoria dovrebbe essere... Allora, dal 2 iniziano le visite mediche, il 4 raduno a Trigoria, il 5 partenza per Riscone di Brunico. Bisogna in tutti i modi cercare di dare più giocatori possibili che faranno parte della futura rosa a Zeman, perché è importante. Il quale però ha anche detto: me ne dovete togliere 14. 14 vanno via, perché la Roma ha circa 40 giocatori al netto dei prestiti e dei rientri. Lui ha detto che vuole lavorare con 25-26 giocatori, compresi i 3 o 4 primavera che si porterà su. C'è da dire che Sabatini, Baldini e Fenucci sono chiamati a un grande lavoro in questi 10 giorni per tentare di dare a Zeman almeno l'80-85% della rosa definitiva, perché non puoi pensare di fare un mercato come quello dello scorso anno, quando nell'ultima giornata hai portato 7 giocatori, perché se non fai il ritiro con Zeman, allora è inutile che hai preso Zeman, è inutile poi proporre un determinato tipo di gioco, ovviamente. Perché se i giocatori non lavorano sul fondo, non si sentono male in ritiro, come ci hanno raccontato tanti giocatori allenati da Zeman, poi durante l'anno non hanno birra in corpo per poter svolgere al meglio questo modulo, e allora in quel caso poi la Roma diventa una squadra normale e non una squadra che riesce a sorprendere l'avversario. E poi ci sono dei casi importanti, io credo quello di Boriello e di Pizarro su tutti, e non ritengo che saranno di facile risoluzione. Poi anche giocatori tipo Simplicio però è un giocatore che a Zeman potrebbe, non lo so, potrebbe piacere, è un giocatore che può avere anche un discreto mercato, perché non guadagna neanche tantissimo. Il problema sta proprio in Pizarro e Borriello, hanno ancora 2 anni di contratto. Io vedo per esempio una stagione di Marchigno fiammeggiante l'anno prossimo, proprio è quel classico giocatore che può andare bene nel centrocampo di Zeman, bravo ad inserirsi senza palla, discreta facilità di corsa, anche discretamente quotato. Perdonami, ti ho interrotto, torna all'argomento Borriello-Pizarro. Borriello-Pizarro
praticamente il problema sta nell'ingaggio. Borriello prende più di 3 milioni di euro, Pizarro ne prende 2,4, ma ha avuto un adeguamento quando è stato ceduto in prestito al Manchester City. Ma non è solo un problema di ingaggio, è anche un problema di ruolo. No, oltre al problema di ruolo, il problema è non riesci a venderlo, perché tutte le poche squadre che ti chiedono informazioni sul giocatore comunque offrono al giocatore un emolumento contrattuale inferiore a quello che percepisce a Roma, essendo rimasto solo un anno di contratto. Ad esempio a Pizarro, che va per i 33, potrebbe decidere di rimanere tra virgolette a svernare a Roma per prendere più soldi piuttosto che andarsi a rimettere in gioco in altre squadre. Per quanto riguarda Borriello è un problema vero, perché credo che non sia neanche ben visto dallo spogliatoio. Molto probabilmente non è quel giocatore che può andare bene per Zeman. Non è un attaccante di movimento, è una vera e propria prima punta, e non puoi permetterti in una squadra come la Roma, che va avanti in autofinanziamento, che deve abbassare il monte ingaggi, magari di tenere in panchina un giocatore che prende 3 milioni di euro. Quindi bisognerà tentare di piazzarlo da qualche parte, magari inserirlo in qualche trattativa. Il problema è che la Roma sta tentando di acquistare giocatori da squadre di seconda fascia, come ad esempio Destro, che è in comproprietà tra Siena e Genova, e sono squadre che poi non possono garantire quel contratto a Marco Borriello. Va bene, poi ovviamente di tutto questo continuerete a parlarne oggi a partire dalle 14 fino alle 16 all'interno della Città nel Pallone, con i tuoi colleghi, vale a dire Angelo Papi e Nicolò Ballarin, e i tanti ospiti che annoverate trasmissione dopo trasmissione, dentro la quale parlerete degli europei, parlerete della Roma, del calciomercato, insomma di tutto quello che attiene al mondo del calcio. Io sono in chiusura, ma non vedo però arrivare le notizie a cui tu abbiamo lasciato tutto nella redazione, quindi allora, adesso andiamo subito a contattare. Ci può essere lo stupore. Ci può essere lo stupore, bene, questa è una ottima chiusura. Oggi, per quanto mi riguarda, potrebbe essere la giornata di Paolo S3. Vi vedo attoniti perché non riuscite a capire, ma è un fatto tutto mio. S3 è un fatto tutto mio. Oggi potrebbe essere la giornata di un segnale, va a sapere, avremo modo di constatarlo in un futuro tipo battaglia navale, molto prossimo, netto. Ebbene, i ringraziamenti vanno a Flavio Grasselli in redazione, Eleonora Silvi che fa un lavoro di redazione a prioristico, però va flettendo, con l'estate va flettendo. Adesso lei avrà bisogno di o un arto spezzato, non lo so, qualcosa del genere per potersi riavvivare. Naturalmente i ringraziamenti vanno a Mirko Bonocore e a Filiberto Marino che ha curato lo studio, e voi che ci ascoltate tutti i giorni sui 99.8 di Radio IS, la radio della città nella quale viviamo. A domani, ciao. Di quanto stupore, io posso ancora amarti.